avete bisogno di un po' di adrenalina e volete spaccare i timpani al nostro fonico, potete fare venire qui in Via Novelli grazie ai ragazzi e alle ragazze del Marrone da Ponte e del Don Milani di Romano di Lombardia e di Fresezzo. Fresezzo. Non apprezzo la scuola di Fresezzo, ma... Bella, non avevo sentita questa. Non apprezzo la scuola di Fresezzo. Ma dovremmo fare anche una raccolta di tutti questi, tipo Natta Scuola Matta, non apprezzo la scuola di Fresezzo. Alla mano la scuola di Romano. Diamo il microfono alla bella Sofia. Di cognome? Ne ho due. Nicoli Venturelli. Nicoli e Venturelli. Ah, due ne hai? Due? Sì. Hai due nomi così come le mazzanti viene dal mare di Fantozzi? Nicoli Venturelli. Sofia Nicoli Venturelli. Sì, sì. Ah, caspita, che bello. Complimenti. E cosa fai di bello oltre la regia e oltre a studiare? Gioco a pallavolo. Ah, anche tu a pallavolo? Sì. Che ruolo? Alzatrice. Alzatrice, questo è facile, alzatrice lo sanno tutti, fa alza il pallone. Esatto. Ti alzi spesso dalla panchina, ti fanno giocare oppure quasi mai? No, sì, gioco. Ah, sei titolare fissa? Gioco in due squadre. Nella mia categoria, diciamo, della mia età, sono titolare. Nell'altra... Ah, l'altra che sono quelle proprio più grandi. Che squadra è? Del mio paese. La squadra del mio paese? No. Secondo sgami, io gioco del mio paese. È Valle Corte Nuova. A Corte Nuova? Sì. Complimenti. Salutiamo anche per interposta persone simpatiche le tue compagne? Sì. Sì, quasi una tutte. È Giorgia. Ah, Giorgia, tu sei la sua compagna, non lo sapevo io. È brava? Ah, sì, beh, Sofia, complimenti. E altro cosa fai oltre al pallavolo e oltre a studiare, oltre alla regia? Beh, esco con i miei amici. Ah, esco con i tuoi amici o anche con un tuo amico? No, sono amici. Hai solo amici? Hai solo amici maschili o so? No. Ah, non hai fidanzato? No. Non si può dire? No, no, non ce l'ho. Ah, non ce l'hai? Perché non ce l'hai? Questo mi domanda. Perché? Perché presto. Mia mamma ti avrebbe detto, hai tutto il tempo che hai di per il ragazzo, pensa a studiare. Sì, per quello. Non è... Cioè, avevi qualche ragazzo e gli hai fatto, diciamo, capire che ti piaceva, ma lui non ha accettato? Sono io difficile. Ah, sei tu difficile? Sei tu che dai dei gran due di picche, altro che briscola qua. Davvero? Sei un po' difficile? Abbastanza. Paolo, digli qualcosa. Brava. Paolo si è messo nei panni del genitore, è entrato. Vedete, quando uno diventa vecchio, quando non si mette più nei panni del ragazzo, ma si mette nei panni del genitore. Brava Sofia. Grazie. Continua, pensa a studiare. Va brava bene. Sofia, grazie mille Sofia, gentilissima, bella e sorridente. Abbiamo dopo Sofia, abbiamo lì da conoscere anche chi è lui. Eccoti. Ciao. Roberto. Ciao Roberto, che bella voce impostata che fai. Roberto. Grazie. Ciao Roberto, cosa fai di bello oltre a studiare? Giocare a FIFA. A FIFA? E uscire con gli amici. Ah, uscire con gli amici. Sì. Ma con gli amici quando stai in casa giochi a FIFA? Sì. Sei bravo a giocare a FIFA? Abbastanza. Hai una squadra di sotto che tieni sempre per te, tu giochi con quella squadra lì? Sì. Che è? L'Atalanta. Ah, l'Atalanta? Sì. Perciò vinci le gran coppe grazie all'Atalanta? Speriamo. È dura però, eh? Sì. Ma come funziona? Che il valore dei giocatori, cioè conta, se giochi col Barcellona? Sì, sì, sì. Anche in FIFA è più facile? Ovvio. Ovvio, non lo sapevo, pensavo che l'abilità nel giocare facesse premio su tutto il resto, invece no. No, no. Qual è il giocatore che vale più dell'Atalanta in FIFA? Beh, Gomez. Gomez. Ilicic? Ilicic è meno veloce, più... Ah, perché conta la velocità invece, sì. È un professionista che sono proprio ignorante nei giochi... Paolo, sono cavoli tuoi, hai ragione, sono cavoli miei. Mio figlio gioca però a FIFA, perché FIFA è con la PlayStation. Sì. PES è uguale? No. No. Cos'è PES? È un altro gioco di calcio. Ma di calcio, ma non c'entra niente. Cambia molto. Completamente? Sì. Ed è meglio FIFA o PES? Io gioco FIFA, quindi... E però magari, non so, costa di più PES, invece no, non è... No. È meglio FIFA. Sì. Siamo d'accordo tutti? No. Tutti il palmo... sì, sì, sì. C'è qualcuno che è un PES? Io. Chi è? È un PES. Ai tempi era un PES? Sì. PES persico. Vabbè, questo... Complimenti, d'altronde è un gioco. Io giocavo ancora con l'Atari, col tennis che faceva. Grazie, sei venuto GD. Tra l'altro, invece, cosa fai oltre a giocare a FIFA? Fai solo quello? Facevi sport? Facevo sport, però poi con la scuola ho dovuto. E soprattutto con FIFA. Come fai a trovare il tempo? Esatto. Qual è la tua materia preferita? Materia preferita. Meglio non sbilanciarsi. Però in teoria è uno stato d'animo più che altro. Se proprio devi sceglierne una. Storia. Storia, che a me piace molto storia.
Peccato che non giocavo a FIFA, non sono mai stato un grande giocatore. Grazie, gentile. Vediamo invece il capitano Kirk dell'altra volta, che abbiamo conosciuto nei panni di McAdams, giusto, l'ha chiamato. Grandissimo, grandissima puntata quella su YouTube, ha una visualizzazione top. Ma come ti chiami? Paolo. Paolo, oh, abbiamo scoperto che il comandante McAdams è Paolo, che però ha una passione per Star Trek. Assolutamente. Che ti viene da dove la passione per Star Trek? Cioè da quanto tempo? Ma in realtà non da troppo, dalla prima media più o meno. E come mai? Ma ho iniziato così, io mi è sempre piaciuto vedere delle serie un po' vecchiotte per gli anni 80 e ho iniziato a vedere la serie classica, quindi quella degli anni 60. Cioè tu hai cominciato dalla serie classica proprio, sì. Non era lenta, perché io la rivedo, ero un grande cultore, però appunto io sono degli anni 60, la vedevo quasi in tempo reale. Adesso quando la vedo mi fa un po' sorridere, nel senso che sono proprio, hanno sempre le tute che sembrano i pigiami. O delle felpe un po', hanno tipo anche gli strumenti, un po' anche gli effetti speciali, un po' strani. Invece no, come mai ti piaceva? Non... Allora, sicuramente la serie classica non è invecchiata benissimo, ma comunque il budget che avevano era quello che avevano. E poi era un tempo diverso per la fantascienza, quello che per loro era il futuro, per noi è il passato. Pensiamo, loro avevano i comunicatori così, che erano i telefoni a... E certo, a è come un uno startup della Motorola che si apriva... Esattamente. È vero, ma è la Motorola che ha copiato Star Trek, perché la Motorola è venuta dopo. Beh, anche il nome Star Trek. Ah, Star Trek. Era vero, viene anche da lì, hai ragione. Il design dei telefoni a conchiglia l'hanno preso da lì. Come oggi esistono i tablet che sono dai D-pad che c'erano in Star Trek Next Generation negli anni 80. Sono comunque tante cose che, oppure i Google Glass, quelli che si mettono, certo, su, assomigliano molto a una tecnologia aliena che abbiamo visto negli anni 90 in Star Trek. Quindi comunque tante cose che oggi vediamo sono prese dalla fantascienza. Quello che per loro era il futuro, per noi è il presente, addirittura cioè il passato. Se pensate, quello è anche immagina puoi, no? C'era anche pubblicità, immagina puoi. Li hanno immaginati e poi li hanno fatti. Al contrario, Paolo. Ma posso sapere nell'ultima serie che cosa c'è, quindi così aspetto nell'ultima, proprio nell'ultima, è l'ultima che ho visto su Netflix. Che mi dirà il mio futuro. A me non piace tanto, Discovery. Discovery è bella invece, è l'unica che ha per protagonista non un comandante. Sì, ma io dunque in Star Trek non ho mai avuto un protagonista, questa qua è la prima che ha un protagonista, è diversa. È una donna poi, giusto? Sì, sì. È una donna. Non è la prima volta, abbiamo avuto un capitano donna negli anni 90 comunque, quindi non è la prima volta, però... E perché non ti piace tanto? A me è piaciuta tantissimo l'ultima. Ma forse stiamo calando un po' troppo su Star Trek, però non mi piace tanto Discovery perché appunto... È troppo su un personaggio solo, è troppo una trama precisa. Il bello di Star Trek era che non c'era il bene e il male, ma c'era una situazione che si risolveva insieme, nell'equipaggio. Questo invece è, c'è il protagonista, ci sono i Klingon che sono i cattivi, noi dobbiamo sconfiggere i cattivi perché è partita la guerra. Invece nella serie classica c'era i Klingon e bisognava evitare la guerra con i Klingon, c'erano degli incidenti diplomatici che bisognava risolvere per evitare. Che forse per quello era più lenta, ma era più complessa. Più, ma che bella storia quella, mi affascina questo aspetto qua filosofico dei telefilm, anche perché Star Trek fu il primo telefilm che negli anni 60 portò appunto la diversità razziale, ad esempio in plancia c'era una donna di colore, c'era il giapponese che faceva... C'era che era russo addirittura durante la russo, guerra nella guerra fredda poi. C'erano anche gli alieni però. Cosa? C'erano anche gli alieni però. Ma gli alieni erano appunto, non erano visti tanto, erano nemici, però bisognava c'erano comunque anche trovarlo... in plancia, no? Sì, sì, Spock era per metà umano, per metà alieno. Era metallieno, certo, che caspita, che bello. Paolo, cosa fai d'altro oltre a Star Trek? Niente, perché non hai tempo di fare altro. No, io sono anche uno scout e un attore teatrale sotto l'ala protettrice del grande professor Zadra. Ah, quindi... Zadra, ti piace come professore? Assolutamente. Tu che cosa hai interpretato con lui? Ma in passato ho fatto Re di Boemia, in Scandalo in Boemia di Arthur Conan Doyle, una novella di Sherlock Holmes. E poi l'ultima cosa che ho messo in scena con lo Zadra è stato Dottor Jekyll e Mr. Hyde, ero un personaggio secondario. Ah certo, né Dottor Jekyll né Mr. Hyde. Eri? Un gentiluomo londinese. Un grande Paolo, un gentiluomo londinese. Grazie mille, facciamo un applauso anche a Paolo e a tutti quelli che hanno sentito oggi. Ho dato un colpo alla Discord, complimenti. Dovevamo dire qualcosa, abbiamo dimenticato qualcosa, Paolo, tranquilli. Abbiamo un meme, vediamo il meme di oggi. Lui è Bill. Bill la domenica mattina non sente bisogno di usare trapani, spostare mobili e organizzare raduni nazionali di tosa erba e aspirapolveri. E niente, Bill non è il tuo vicino di casa.
Io avrei messo anche, e niente, Bill non esiste, nel senso che ognuno ha un vicino di casa che fa questi che ha questi hobby. Grazie mille, tra poco torniamo con voi, via Novelli, Social Club, tra pochissimo. It's a beautiful day. Eccoci tornati, questi ragazzi sono davvero una favola e non lo dico per caso perché oggi parleremo di favole e lo facciamo con? Serena. Serena, tra l'altro Serena che ha applaudito avendo un microfono faceva così, che però non dava l'idea proprio di che bella trasmissione, invece no, applaudiva. Grazie Serena, perché con i ragazzi del Mairone da Ponte, e le ragazze del Mairone da Ponte avete contribuito a fare un progetto sulle fiamme, giusto? Sì, mi prendono un po' in giro i ragazzi addominali perché continuate a disegnare. Oggi, dopo 2 settimane, capiremo il perché. Anche loro sapranno il perché. Avranno modo di appezzare i nostri capolavori. Con certezza? Sì. Ne sei convinta? Sì. Stai bleffando? Sì. Sì, è vero. Ma non diciamolo. Allora, Paolo, dici tu cosa. Introducici tu. No, fondamentalmente il loro progetto era appunto sul linguaggio delle fiabe, sulle storie, soprattutto legate all'integrazione, perché le fiabe in questo caso avevano questo obiettivo, giusto? E loro hanno proprio realizzato un libro, a tutti gli effetti, impaginazione. Ah, proprio un libro? Sì, sì, un libro. E hanno realizzato a mano, tutte le illustrazioni appunto di questo libro. Cioè il Mairone da Ponte sono stati degli amanuensi, hanno fatto, esatto, proprio come fossero i monaci benedettini nel Medioevo. Serena, sei brava a disegnare? Cioè devo applicarmi, altrimenti il mio massimo sono gli omini stilizzati, quelli con la testa. Ah, quelli che vediamo Bill, anche nei meme. Esatto. Come si chiama? Bill. Bill, tipo Bill, sì, nei, esatto, meme, come ricordo. Allora, vediamo subito il filmato che precede la visione del libro. Sì. Via col filmato. Ciao. 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 Come ti chiami? Mi chiamo Mohamed. Maria. Francesco. Gaia. Loris. Camilla. Gabriel. Ti piacciono le fiabe? Sì, pochino. Non tanto, perché sono troppo da bambini piccoli. Sì. Sì. Così così. Sì. Qual è la tua preferita? Io ne conosco solo una. Qual è? Capuccetto rosso. Cenerentola. Aladino. Secondo te, i bambini dalle altre parti del mondo conoscono le tue stesse fiabe? Forse. Per me no. Non saprei. Potrebbero avere delle altre fiabe. Però in un'altra lingua. Ti piacerebbe conoscere fiabe nuove? Sì. Sì. No, poi magari sono più belle. Leggeresti fiabe scritte da persone di altri paesi? Sì, certo. Sì? Sì. Non pensi che sarebbero brutte? Cosa? No, no. No? È meglio provare prima. No, sono belle, credo. Perché? Cioè, è tutto bello a modo suo. Perché per me tutte le storie sono belle. Perché quando vedi un libro a prima vista non sai niente di quello che c'è dentro. Puoi sapere soltanto il titolo. Quindi, l'unica cosa che conta è la fantasia e non la nazionalità, giusto? Sì. Sì, la fantasia conta. La fantasia conta. Ciao. Ciao. Quanto erano teneri i bambini così? E i bambini sempre fanno sempre questo effetto qua, un po' spaventati perché un po'. Erano spaventati dalla telecamera. Sì, chi faceva la musica? La musica non stava, la sentivano loro. Era un po' la canzone. No, non era così. Serena, chi faceva le domande? Io. Tu facevi le domande? Esatto. Sì. E guardavano te perciò così? No, erano spaventati dalla telecamera. La telecamera, li ha messi in difficoltà. Ma secondo me è piaciuta proprio questa diversità e come erano
facciamo dei grandi discorsi noi sul fatto della gli stranieri, l'integrazione, poi li vedi così uguali, così identici, nel senso al di là del colore della pelle, mi ha emozionato questa cosa, al di là degli aspetti politici che ci sono adesso, Ius Soli, però credo che sia, hanno fatto un gran lavoro, Paolo, vero? C'è educativamente stata, parlando, dico. Assolutamente, c'è stata anche molta attenzione nella scelta, non so se hanno scelto addirittura i vestiti. No, li hanno fatti loro. E gli sfondi ho visto che sono tutti diversi, fatti bene, nel senso che avete scelto le location anche giuste, molto differenti, chiuso, aperto, verde, ingresso alla scuola, che creavano anche in questo caso un effetto di grande differenza. Però sicuramente il far parlare i bambini è sempre uno spettacolo. E come è venuta l'idea? E questo era già il vostro obiettivo, quello partiamo dai bambini, oppure dovete presentare le fiabe e comunque avete detto no, dai, scegliamo, partiamo no, da loro. Allora, dovevamo creare questo video di presentazione delle fiabe, quindi questa specie di pubblicità. E per farlo abbiamo visto diversi modi, per esempio c'è la possibilità di realizzare un cortometraggio. Poi alla fine abbiamo detto è un libro di fiabe. Le fiabe vengono lette principalmente dai bambini, quindi è anche il nostro pubblico, ciò che a cui noi miriamo sono i bambini. E quindi la cosa più bella ci è sembrata alla fine far parlare i propri bambini di fiabe. E la redazione di questo servizio, perché a volte noi vediamo, sempre abbiamo il prodotto finale, però è tutto pensarci, ingaggiare i bambini, trovare bambini di tipologie diverse, perché appunto esatto. La bellezza è questa varietà, se no davvero il giro tondo che si vede nei libri con tutti i bambini diversi ma uguali. Esatto, allora per i bambini devo ringraziare mia madre che fa l'insegnante, quindi siamo andati nella sua scuola, nella sua classe, proprio a prendere questi 10 bambini. Sono tutti di una classe? No, di due classi diverse. Di due classi diverse. Esatto, della quarta A e B di Pontida. E nulla, poi invece per pensare alle domande, per quello ci hanno pensato i miei compagni di classe, e anche sulle domande c'è stata un po' di fatica perché bisognava pensarle, ma per i bambini. Perché non è facile, esatto. Anche se capiscono i bambini, capiscono tutti, però bisogna mettersi nei loro panni. Ne parli mai con tua madre, visto che fa l'insegnante tua mamma? Sì. Ne parli mai appunto dell'integrazione, il fatto che ci siano bambini di diverse etnie, diverse provenienze? Sì, cosa sì, dice certo. Lei? Ma lei è molto contenta di questa cosa, nel senso nelle sue classi almeno non la metà ma un terzo sono bambini provenienti da altri paesi, e quindi lei vede molto il fenomeno dell'integrazione, come del resto l'ha visto anche la professoressa che alla fine ha dato il via a questo progetto del libro di fiabe. E, perciò vedi, davvero sono una ricchezza in questo caso, poi li vedi sono esatto, immagino sono bambini bellissimi, no, li abbracciavo questa, io che sono un po' un orso perciò non sono tenerissimo, anche sono un po' cinico, però davvero di abbracciarli questa cosa. Complimenti anche a tua madre che ci ha dato là. Paolo, è un filmato professionale al 100%? Il filmato è corretto, tecnicamente realizzato bene e soprattutto ben pensato in maniera corretta, quindi per l'utilizzo che doveva avere, penso perfetto. Perché che utilizzo avrà questo filmato? Appunto, Paolo? Come si diceva, è la promozione di questo libro che loro hanno realizzato e appunto, come dicevamo prima, la realizzazione del libro li ha visti coinvolti anche proprio nel disegno, che e è una cosa possiamo interessante. Possiamo vedere anche la parte del disegno, così diamo anche soddisfazione ai ragazzi del Dominani. Facciamo che guardavano sempre disegnare. Giusto una pagina per far intuire quale sarà poi il risultato finale. Ah, ok, questo. Una pagina, facciamo un pezzettino. Dai, vediamolo un pezzettino insieme. Ok. Aspita. Quindi, oltre all'impaginazione proprio del libro, tutte quelle che sono le immagini. Le avete fatte voi? 40, sono disegnate. Chi è più bravo a disegnare qua? Chi è? Davide. Stata? Davide? Mattia? No, Davide? Davide. A Mattia si è alzato la mano. Dai. Okay, Mattia, invece Davide, nostro sei tu il disegnatore, Davide? Diamo un microfono a Davide che ha già una telecamera. No, ho fatto più il cameraman. Microfono, telecamera, tutto hai. Ho fatto più il cameraman che disegni. Disegni, però come mai? È un talento, però anche tu hai una... Questi qua non li ho fatti io. Sì, questi non sono l'ho fatto io quello. Ah, tu Serena. No, uno, l'altro. Chi è che ha fatto quello in basso? Chiara. Chiara. Dov'è Chiara? Chiara, complimenti, poche parole Chiara, ma funziona. Caspita, che bello, bellissimo, sembra il drago, come si chiama? Eragon, no? Il drago di una saga, no? Complimenti, e sei brava a disegnare? Più o meno. No, faccio schifo, però ieri ho avuto una fortuna pazzesca, complimenti. Grazie. Davvero. Serena, tu hai fatto l'altro invece, quanti hanno contribuito a disegnare? Tutti. Tutti?
Ma c'è uno proprio schifoso, un disegno orribile tipo Bill. Allora, a me, io adesso non li facciamo vedere tutti, magari poi li mandiamo. Li ho guardati tutti, a me ha colpito molto. Il topo. Il topo, che si dice, scusate, per i non bergamaschi, parliamo noi, una Brescia, io Como, il topo, detto topo. Il topo. Quella era più una pantegana, più che un topo. Dove, chi ha disegnato il topo, grandissimo, l'autore del topo, il famoso topo. Walt Disney. Mi è piaciuto molto anche la trilogia del pane, spada. Sempre lui, grandissimo. Sei come Fonzi che disegnava appunto tipo Bill. E poi mi è piaciuto molto anche il leone che esce dall'anguria. Ecco. Tu, il leone che esce dall'anguria, è bello. Vabbè. Complimenti, sono contento che proprio nella settimana in cui Nicola si è sposato, abbiamo tutti questi disegni da mettere, così ha perso tempo, non si è sposato per quello, abbiamo detto, no scherzo, povero Nicola, ce la farai. Ma, e queste favole invece sono vostre o sono favole che avete preso, avete soltanto impaginato o avete anche creato? Allora, queste favole sono state scritte dagli alunni della ex Paimà, cioè della Paimà dell'anno scorso, della ragioneria del Maioni da Ponte, e sono state scelte dalla loro... Mi stai dicendo che degli alunni di ragioneria hanno della fantasia per scrivere fiabe? A quanto pare sì. Caspita, vedi le sorprese? Esatto, e non sono solo scritte da loro, alcune sono provenienti dai loro paesi di origine, perché come dicevo la professoressa Fantoli ha visto questa... possiamo chiamarla tra virgolette biodiversità in classe e quindi ha deciso... Che bella questa biodiversità, è un bellissimo termine coniato così, biodiversità. E quindi ha deciso di fare questa raccolta di fiabe e a noi è stato affidato il compito di controllarle, sistemarle dal punto di vista grammaticale, sintattico e anche però di curare l'edizione di questo libro. Complimenti. Voi come siete? Abbiamo... Darius, giusto? Che è della Transilvania, perciò è un'espressione di un paese estero. Chi abbiamo d'altri che arrivano da paesi fuori Italia, di origine? Nessuno? Tu da dove? Albania. Dall'Albania, perciò abbiamo Transilvania, Albania, basta così? Siete abbastanza... Da Brescia. Io da Brescia, grandissimo, io da Brescia. Io da Brescia, complimenti. La biodiversità, grazie. Paolo, cosa possiamo fare ancora? Possiamo vedere un pezzo, potete sentire un pezzettino? No, io farei leggere un pezzettino della fiaba, con, visto che ne abbiamo parlato tanto durante queste settimane, che c'è un loro compagno che suona il violino, allora ci è venuto in mente di fare un pezzettino di fiaba raccontata con sottofondo musicale dal vivo violino. Violino, allora legge violino Serena, legge tu, legge Serena, al violino invece abbiamo Pietro. Per la rubrica Via Novelli Fantasy, Serena alla voce e Pietro al violino ci presenteranno la fiaba I Tre Cavalieri. C'è una volta, tanto tempo fa, un regno governato da Lord Kevon, buono e generoso, che confinava con un regno il cui sovrano era malvagio e molto avaro. Il re era talmente buono che non era intenzionato a creare un'armata e a rischiare la vita dei suoi sudditi, ma aveva istituito un ordine di cavalieri che si offrivano volontari e facevano da guardia al territorio. Passarono gli anni e Aegon, il re malvagio, spinto dalla sua sete di potere, decise di invadere il regno confinante, che per difendersi aveva solo una fitta foresta invalicabile. Durante la notte, il re buono e tutti i sudditi videro altissime fiamme divampare dalla foresta. Capirono che Aegon li avrebbe invasi. Che grande, ah no, Aegon è il re cattivo. Sì, Kevon è il buono. Kevon, Aegon, Kevon sono due ballerini americani, Kevon e Aegon. Grandissima, allora grande Serena, grande Pietro, complimenti. Vediamo un microfono a Pietro, che può anche, cos'è, perfetto. Quanti anni è che suoni il violino? Quanti anni è che suoni il violino? È dalla quarta elementare, quindi 2, 3, 3, 8 più o meno. Vuoi fare Francesco i conti? Te lo fa subito, un attimo. Perché dicono che suonare è molto simile a imparare la matematica, vedo perciò che siamo sullo stesso livello, 8 anni.
complimenti Pietro perché ci hai accompagnato con la tua musica, ci ha fatto piacere. Paolo. Dirigeva Paolo, visto faceva, caspita. Come maestro Bergamelli, grandissimo. Allora ringraziamo anche i ragazzi del Domiani che hanno fatto da pubblico, vi è piaciuto questo lavoro? Sì, grazie. E voi del Marina Ponte che avete lavorato 2 settimane per realizzare questo libro di fiabe che sarà dove sarà? In tutte le edicole, nelle migliori, nelle peggiori edicole di Caracas, come no, il Rum. No, non si capisce se lo pubblicano, se non, si, non, non sappiamo. E no, però possiamo metterlo sul nostro sito di Che Classe. Sul sito di Che Classe. Mi piace questa tua risposta pronta. Grazie mille dunque ai ragazzi di Manuela da Ponte, grazie anche al Dominani, grazie Serena, grazie Pietro. Qual è il nome del cantante Ferruccio Ricordi? È quello lì, quello che... Aspetta, lo so io. No, 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 no. Ferruccio no, Ricordi? No, no, è quello in lì. In arte? In arte è quello che... È quello... Si può dire?